Penso di non essermi mai fatta vedere all'interno di un A Day in My Life, appunto, A Day in My Life. Questo è il mio primo ufficiale giorno di ferie, è una piccola pausa estiva nelle 2 settimane centrali di agosto, dopodiché riprenderò il mio contratto stagionale e vediamo fin dove mi porterà. Non andrò da nessuna parte perché non ne ho la possibilità e come avete visto mi occupo di una normale routine casalinga, più lavori al PC per i miei social, ma soprattutto per il mio sito, che vedrete poi nelle prossime settimane. Quindi niente, mi terrete compagnia all'interno di questa giornata, nulla di eclatante, ma alla fine è quella quotidianità che ci accomuna un po' tutti noi. Sono in passeggiata con Bianca, vi volevo far sentire gli uccellini perché qua è pieno zeppo di passerotti. Non so se si vedono dalla videocamera, ma ci stanno passando sopra la testa. Mattinata passata tra PC e lavoro in casa perché, come avete visto, avevo anche la lavatrice attivata. Approfitto di questa pausa estiva per fare, diciamo, i lavori grossi che faccio normalmente appunto in estate quando sono a casa, ovvero lavare i cuscini, le fodere dei cuscini, i tappeti, eccetera, eccetera, eccetera. Cose molto da fashion, molto, molto da ferie. Ebbene sì. Ma d'altronde questa è la vita normale, questa, non quella che vediamo su Instagram, dove tutto è glamour, tutto è luccicoso. Bene, torniamo verso casa perché devo dare la pappa all'amica di mia mamma e poi anche alle belve e a me. Insalata di riso con l'aggiunta dei pomodori biologici dell'orto di mia mamma, perché più biologici di così non si può. Salata di riso e orzo in realtà con verdure miste e accanto vedete la brocca dell'infusa freddo di ciliegia selvatica che prende questo colore dopo qualche minuto che è in frigo e io non ci devo fare assolutamente nulla. Questo sarà il mio pranzo, insalata di riso con pomodori, poi berrò sicuramente 2 bicchieri di questo infuso a freddo che adoro, adoro, adoro. Quindi buon appetito a me!
Come avete visto, pomeriggio uguale relax al sole dal giardino dei miei, pensando di essere in un luogo di villeggiatura misterioso, invece no, sono a casa, 2 orette al sole. Per proteggere la pelle del corpo sto utilizzando questa crema solare alta protezione SPF 50 dell'Idea che ho acquistato l'ultima volta su Ecoverde. Vi devo dire che non è che mi sta piacendo, nel senso che per proteggere protegge molto bene, mi sto abbronzando. Il problema è che è una pasta e da spalmare è molto molto difficile. Inoltre va applicata su una pelle completamente asciutta, perché se siete leggermente sudate trasuda lasciando patina bianca, quindi attenzione, però devo dirvi che protegge e vi fa abbronzare divinamente. Da leggere il libro sul Feng Shui che avevo acquistato su Libraccio tempo fa, anche di questo avete l'haul sul canale, ed è un'infarinatura su quest'arte orientale. E poi sto leggendo della Giunti, 5 donne e un arancino. Ho tolto la copertina flessibile, ho lasciato la sua rigida per non rovinarla, ed ha una copertina meravigliosa. È la storia di una donna siciliana che una volta rimasta vedova con i figli ormai che hanno la propria vita, ritorna nella sua terra natia e in compagnia di altre 4 donne avvia un'attività. Sono all'inizio, ma devo dirvi che ho divorato già 7 capitoli, sono 77 alla 77esima pagina, mi sta piacendo tantissimo. Non vi ho detto che per il viso io utilizzo una crema solare a parte, che è un siero solare sempre con SPF 50 della Bottega Verde, perché mi fu regalato e mi sto comunque trovando molto molto bene, lo utilizzo molto molto volentieri e io da sempre utilizzo solo SPF 50 su viso e corpo. E in estate si cena con il sole, anche perché la cucina a me batte a nord-est, se non sbaglio, quindi ho il sole da mezzogiorno fino al calar della luce. Stasera serata hamburger che ho fatto io in casa, patate arrosto con rosmarino, a me non piacciono tanto abbrustolite. Per me c'è burger di seitan con sotto insalata capricciosa e sopra sempre i pomodori bio dell'orto di mia mamma, pane con i semi di sesamo. E per l'uomo di casa invece è un bel hamburgone di chianina ed è un 330 grammi della Conad, del marchio Conad, se vi interessa. Lo trovo di ottima qualità. E questa è la nostra cena. Ovviamente manca ancora l'acqua che metteremo a tavola subitissimo per lasciarla bella fresca, perché bisogna bere, 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 idratarci, soprattutto in estate. Io spero che questo mini Azeimia Life vi abbia tenuto compagnia. Vi invito sempre a seguirmi sui social, Instagram, Facebook, dove sono quotidianamente attiva, ma soprattutto a iscrivervi alla newsletter del mio sito che vi lascio in sovraimpressione, perché anche in agosto lì vi tengo compagnia con ogni mercoledì una book review. Io vi mando un grossissimo bacio, le bimbe ce l'ho accanto ai miei piedi, anche loro vi salutano e ci vediamo presto in un nuovo video, spero, come sempre, nei vostri commentini per tenerci compagnia. Un bacio, ciao!